Allora, era il 2009, età 17 anni. Ha perso l'uso del braccio destro a causa di un brutto incidente stradale in moto. Da quel giorno però non si è mai demoralizzato e ha un obiettivo, oggi ha 31 anni, e il suo sogno è quello delle Paralimpiadi di Snowboard Cross di Milano, Cortina 2026. E allora diamo il benvenuto, e qui con noi a 1 Mattina, Riccardo Cardani. Grande Riccardo! Ma non c'è un motorino, come fai? Eh no, è questo qui, solamente con schiaccio sulle corde funziona. Ah, vedi? È normale, classica, sì. Sì. È Riccardo, che prego, ti puoi accomodare, imparato. Grazie, sei qui. Ma scusa una cosa, quando è che hai imparato a suonare la chitarra? Beh, fin da piccolino ho sempre suonato. Avevo questa passione per la musica e sono riuscito a portarla avanti col tempo e anche fino adesso, quindi è una passione che mi piace tantissimo suonare. E poi alla fine, lo abbiamo raccontato, un incidente stradale ti ha cambiato la vita e adesso fai parte dell'esercito, quindi nel gruppo sportivo, e il tuo sogno, lo vediamo anche dalle immagini, tra l'altro hai scelto una delle discipline non proprio semplicissime, è lo snowboard cross. Sì, è la più difficile, diciamo, che c'è, perché è molto competitiva, spallate, sportellate, quindi bisogna essere sempre sul pezzo, concentrati e spingere al massimo. Allora, ma come ti è venuto in mente di iniziare questa disciplina e soprattutto poi da grande, non da piccolo? Sì, diciamo sono arrivato un po' tardi, però da piccolino ho sempre fatto snowboard, è stata una grande passione fin da quando ero piccolino, quindi amavo stare all'aria aperta, fare snowboard, era qualcosa che mi rendeva felice. Poi dopo l'incidente, vabbè, sono andato a nuotare e da lì poi sono passato allo snowboard, che è diventato tuttora. Hai iniziato a nuotare? Sì. Perché il nuoto? Il nuoto perché è stato il primo sport che ho fatto dopo l'incidente, quindi l'ho usato per riabilitazione, mi faceva sentire bene, non sentivo i dolori, quindi ho iniziato da lì, è diventata una professione e poi da lì sono passato allo snowboard. Ti posso chiedere una cosa, dopo quanto tempo hai iniziato a far sport? Bah, cioè, penso... dopo quanto tempo sei entrato in quella piscina? È stato... E poi scusa, ti chiedo anche se grazie a chi poi, perché spesso abbiamo degli angeli vicino che ci aiutano e ci spronano anche a farlo. No, sono stato da solo, è stata una scelta che ho preso da solo di prendere e andare a nuotare, perché oramai la fisioterapia non mi faceva più niente, ero stufo di star lì a non far nulla, a sopportare il dolore, quindi decisi da solo di entrare in acqua e dove è passato tipo un anno e mezzo dall'incidente ho iniziato così, ma proprio non finivo una vasca da 25, facevo ridere, però col tempo, vedi, con la dedizione sono riuscito poi a arrivare a livelli nazionali. Senti, ma hai avuto subito questa grinta, questa forza, oppure il primo periodo è stato difficile? È stato difficilissimo, comunque a 17 anni ti trovi in un momento così difficile, da solo, con una sofferenza enorme, i dolori fisici erano tantissimi. Cioè qua addirittura stai nuotando e ti stai autoriprendendo pure, cioè anche questo. Allora, con una mano alla fine si riesce a far tutto comunque, questo allora, è il bello. Guarda, assolutamente, perché ho arrampicato, ero secondo di cordata con una ragazza che era prima di cordata e poi puoi ben immaginare la bravura anche, perché senza un arto arrampicare posso dirti che è estremamente difficile. È difficilissimo. Allora noi però lo sai che abbiamo fatto, beh tu lo sai perché ti abbiamo seguito, una giornata tipo di Riccardo. Vediamo il servizio di Luca Purificato. La mia giornata tipo comincia alle 6:30 del mattino, mi alzo, faccio colazione e vado subito in palestra. Anche iniziamo, vai. La mente gioca un fattore molto fondamentale, se non si è preparati mentalmente non si arriva da nessuna parte. L'allenamento quotidiano che uso sono
due ore in palestra la mattina, poi se c'è bel tempo vado a fare skate, quindi un altro paio d'ore, una due ore, e poi ritorno in palestra. E soprattutto il balance è la cosa che alleno di più, perché sulla tavola c'è bisogno molto, molto, molto di equilibrio. Il mio allenamento prosegue in piscina. Il nuoto è stato molto fondamentale nel mio percorso d'atleta. Sono proprio partito col nuoto, mi ha aiutato a crescere, sono diventato un atleta professionista grazie al nuoto. Oltre allo snowboard paralimpico ci sono tanti altri sport che pratico, essendo un appassionato di qualsiasi tipo di sport. C'è il wakeboard, lo skateboard, che sono molto propedeutici per lo snowboard, quindi d'estate mi focalizzo soprattutto su quei due sport. Poi c'è l'arrampicata, e mi piace tantissimo giocare a basket, vado in moto da cross. Ultimamente ho preso il brevetto da sub, quindi mi sono subito appassionato a questo nuovo mondo subacqueo. A fine giornata, l'ultimo pensiero, è rivaluto tutta la giornata, se ho lavorato bene, se sono stanco, proprio stanco morto, vuol dire che ho fatto il mio dovere, e allora vado a letto contento. Allora, visto che abbiamo la stessa passione, che è la neve, allora stavamo parlando, ma è arrivata la neve, perché lui adesso sta a Campiglio, a Madonna di Campiglio è ancora no, però. Poca roba. Però ho visto un po' di vigno, potrebbe sì, arrivare. Sì, qualcosina, sta iniziando adesso. Ancora niente. Senti, Canada, terzo posto. Che cosa ti aspetti per Milano Cortina 2026? Beh, io punto proprio ad arrivare sul gradino più alto del podio, quindi l'obiettivo è quello lì. Ora ci sono altre tre stagioni di Coppa del Mondo e Mondiale, quindi è far bene queste stagioni, riniziare poi con questa nuova situazione fisica che ho e riprendere a pieno. Ecco. Senti, altra passione che tu hai, ne abbiamo visto che ce n'è tantissime, perché dal nuoto anche boscaiolo, però altra grande passione sono i tatuaggi. Sì, e fin da piccolino, da musicista e artista, ho sempre disegnato anche i miei tatuaggi. Cioè io mi immaginavo così quando ero a quest'età. Quindi il più bello che ho fatto è questo qui in testa, è molto forte, significativo, l'ho preparato nel quadriennio paralimpico, prima di arrivare a Pechino, perché volevo un elmo vichingo da portare in gara e far vedere a tutti, no? Che mi desse energia e far paura anche un po' agli avversari. Comunque vi posso dire che comunque normali voi non lo siete, no, cioè, guardate, no. Guardate le immagini dello snowboard cross, cioè, io stando nella Fisi, perché comunque lavoro per la Fisi, e puntualmente quando vi vedo lì mi viene sempre questa ansia, questa angoscia. Allora, vogliamo pure ringraziare il presidente delle Paralimpiadi, che comunque è tutto il lavoro grandissimo che siete riusciti a fare, soprattutto anche perché avete riportato la voglia a tantissime persone proprio di fare lo sport. Sì, sì, questo è importantissimo, infatti hanno fatto un lavoro eccelso finora e il movimento, come hai detto tu, sta crescendo, tanti ragazzi si stanno appassionando. Comunque abbiamo un'Olimpiade in casa, abbiamo bisogno di nuove forze. E noi ci siamo, Ringraziamo il presidente Luca, grazie Mancari, grazie Luca. Per tutto. Grazie Riccardo. Grazie a te. E allora ci rivediamo prossimamente, grazie magari sulle mille. Piste. Non gareggiamo però.